Ecco, ho già realizzato una delle due maniche, così vi mostro il risultato finale. E in base a questa lavorazione noi dobbiamo fare anche la seconda manica. La vedremo passo passo per capire come avvengono gli aumenti. Naturalmente la manica funziona in questo modo, si parte con un certo numero di maglie e poi nel punto in cui arriveremo all'incavo manica, la maglia deve, il lavoro deve prendere un'ampiezza maggiore. Di conseguenza, vanno cadenzati gli aumenti per rendere omogenee, i laterali del nostro lavoro. Realizzando degli aumenti regolari. In questo lavoro io ho realizzato un aumento ogni 4 giri, quindi ogni 4 giri, a ogni fine del modulo in sostanza, io aumento una maglia sia da una parte che dall'altra, in modo progressivo, in modo tale che il nostro pannello parta con una larghezza di circa 16 cm, 16 cm e mezzo. E arrivi nel punto dello scalfo manica ad una larghezza di 24 centimetri e mezzo, circa 24-25, che poi rientra perché questa è una manica scesa, quindi abbiamo fatto il pezzettino dell'incavo manica e siamo rientrati per due giri fino a raggiungere i 20 centimetri che poi andranno cuciti sull'incavo manica dei dietro e dei davanti. Allora, andiamo a vedere innanzitutto quanto è la nostra partenza. Vi ricordo che noi abbiamo dei moduli da 7 maglie. Io ho montato 35 maglie, quindi ho avviato 5 moduli, 5 per 7 35 più 1 36, quindi ho montato 36 maglie che sono la partenza del mio cannolé, del mio piccolo cannolé. E poi ho fatto dei punti bassi per 4 giri, esattamente come abbiamo fatto l'altra volta per il golfino. Quindi per ora mettiamo da parte la nostra manica. Avviamo il lavoro con il cappietto di inizio lavoro e avviamo 36 maglie, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Questo è il nostro gruppo di maglie di catenella di partenza. Poi marcate con il vostro pollice l'ultima punto alto realizzato, aggiungetene uno e inserite l'uncinetto nella catenella che avete marcato con il vostro pollice e realizzate un punto basso. Così nella seconda catenella, nella terza, nella quarta, nella quinta. E così via per tutte le catenelle che seguiranno. Ci vediamo a fine giro, a tra poco. Sono a fine giro, mi restano i due ultimi punti bassi. Realizzo il penultimo e quindi l'ultimo nell'ultimissima catenella di base. A questo punto faccio un punto di catenella, volto il lavoro e nel primo punto basso di inizio giro realizzo il primo punto basso e poi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e così via fino a tutto il giro, fino alla fine. Arrivate alla fine, ripetete il punto di catenella per voltare il lavoro e ricominciate con il primo punto basso del giro, avanti e indietro per 4 giri successivi, in totale compreso il primo che avete già realizzato.
Quindi realizzate 4 giri successivi con queste modalità, ci vediamo a fine del lavoro. Ecco, sto concludendo il quarto giro e quindi sto realizzando gli ultimi 2 punti bassi del quarto giro. Quindi faccio 3 punti di catenella, volto il lavoro e mi ritrovo sul dritto del lavoro. Si vede dal fatto che le catenelle sono rivolte verso questo fronte, invece di qua sono girate, lo vedete immediatamente, ecco, qui sono verso di voi e devo iniziare il mio lavoro operato e quindi comincio realizzando un punto alto nello stesso punto di base da cui partono le 3 catenelle che avete usato per girare il lavoro. Dopodiché fate un punto di catenella, saltate un punto di base e realizzate il triangolino, quindi 1, saltate 2 punti di base e fate il secondo punto alto, 2, questo è il primo triangolino, facciamo il pippiolino, 3 e 4, lo chiudiamo bloccandolo con un punto bassissimo e poi facciamo un punto di catenella. Saltiamo un punto di base e realizziamo il ventaglietto. Quindi 1, 2, 3, 4, un punto di catenella, saltiamo un punto di base e facciamo il triangolino, quindi la prima maglia alta, gettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 2 maglie di base e realizziamo la seconda maglia alta. Quindi il nostro pippiolino di 4 catenelle chiuse su se stesse con un punto bassissimo e separate da un punto di catenella. Saltiamo un punto di base e realizziamo il ventaglietto. Quindi 1, 2, 3, 4, facciamo un punto di catenella. Andiamo a realizzare il triangolino, saltiamo un punto di base, facciamo il triangolino, saltiamo 2 punti di base, questo è il secondo punto alto del triangolino e poi il nostro pippiolino serrato con un punto bassissimo. Punto di catenella, saltiamo un punto di base e realizziamo il ventaglio, quindi 1, 2, 3, 4, un punto di catenella, saltiamo un punto di base, un punto alto per il triangolino, gettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo 2 punti di base e facciamo la seconda maglia alta, poi il pippiolino. Chiudiamo e separiamo con una catenella. Saltiamo un punto di base, facciamo il ventaglietto, 1, 2, 3, 4, un punto di catenella. Saltiamo un punto di base, facciamo il triangolino. Saltiamo 2 punti di base e facciamo la seconda maglia alta e quindi il nostro pippiolino. Chiudiamo, separiamo con una catenella, saltiamo un punto di base, nell'ultimo punto basso del giro realizziamo 2 punti alti, 1 e 2 per concludere il giro. Ecco, questo è l'avvio del nostro lavoro. Dobbiamo ripetere i primi 4 giri del nostro modulo, così come l'abbiamo fatto nel nostro golfino. Quindi dopo di questo ci sarà il gruppo con le 2 maglie alte separate dalle 2 catenelle e il punto basso nel pippiolino. Poi si ripeterà il primo giro, però spostando il ventaglietto in seconda battuta in prima il ventaglietto e quindi nel quarto giro si ripeterà il gruppo delle 2 maglie alte separate dalle 2 catenelle, però spostate anch'esse.
Quindi fate i primi quattro giri normalmente come li avete fatti nel golfino, durante tutto il golfino. Sul quarto giro ci sarà l'aumento, quindi ci rivediamo tra quattro giri. Ecco, ho fatto i quattro primi giri della mia manica, adesso devo in questo quinto giro aumentare una maglia a inizio e a fine lavoro. Andiamo a vedere come dobbiamo fare. Allora, in questo primo aumento mi trovo a inizio giro che dovrei realizzare il triangolino e normalmente col triangolino avrei dovuto fare due maglie alte e poi realizzare il triangolino. Invece facciamo così, tre punti di catenella che sostituiscono la prima maglia alta. Nello stesso punto di base realizzo un punto alto e poi nella maglia alta successiva ne realizzo un altro, quindi inizio il mio lavoro con 3 punti alti. Poi faccio un punto di catenella e vado a fare il mio triangolino. Quindi nella due maglie alte che separano le due catenelle di base, realizzo il mio triangolino con le due maglie alte unite assieme e poi faccio il mio pippiolino. Chiudo, separo con un punto di catenella e poi vado a realizzare il mio ventaglietto nel punto basso che mi trovo di fronte, quindi 2, 3, 4, punto di catenella, realizzo il mio punto alto, l'altro punto alto del triangolino e poi i miei punti di catenella per il mio pippiolino. Un punto di catenella per separare e qui vado a realizzare il mio ventaglio. Quindi 1, 2, 3 e 4. Un punto di catenella, il triangolino a cavallo delle due catenelle che mi trovo alla base e poi il pippiolino. 4, inserisco l'uncinetto qui dentro, chiudo. Scusate, a volte questa lana si spacca un po'. Chiudo, faccio un punto di catenella e poi vado a fare il ventaglietto nel punto basso immediatamente successivo al pippiolino. Punto di catenella, il mio triangolino, il pippiolino. Ventaglietto, 1, 2, 3, 4, un punto di catenella di separazione e l'ultimo triangolino del giro, 1 e 2, chiudo e faccio il pippiolino. Punto di catenella. Qui io dovrei fare due maglie alte, ma come a inizio lavoro faccio l'aumento, quindi ne faccio tre. Allora faccio la prima sulla maglia alta che segue e le altre due sopra alle catenelle di inizio giro del giro precedente, quindi una e due sulla stessa terza catenella di base. In questo modo ho incrementato di una maglia da una parte e una maglia dall'altra il mio giro. I prossimi quattro giri, i prossimi tre giri, quattro con questo, io dovrò mantenere costante questo aumento e poi all'ottavo praticamente procederò con il successivo aumento. Allora andiamo a vedere come dobbiamo mantenere nel sesto giro il mio aumento. Realizziamo 3 punti di catenella, voltiamo il lavoro e realizziamo
due coppie di maglie alte. Realizziamo una stessa punto di base, un'altra maglia alta. Facciamo nella maglia alta attaccata al pippiolino altre due maglie alte, uno e due. Facciamo il punto basso nel pippiolino e poi all'inizio del ventaglietto facciamo l'altra coppia di maglie alte, una e due punti di catenella e due maglie alte dalla parte opposta. In questo modo io ho mantenuto costante l'aumento del giro precedente, facendo queste due coppie di maglie alte a inizio giro. Quindi proseguite il giro nel modo normale, poi andiamo a vedere a fine giro, a fine di questo sesto giro, che cosa succede. Sto completando il giro, devo fare il punto basso nel mio pippiolino. E poi la prima coppia di maglie alte che conclude il modulo del pippiolino, che prevede una coppia di maglie alte prima, un punto basso e un'altra dopo. A questo punto salto una maglia di base e nell'ultima maglia alta sostituita dalle 3 catenelle di inizio giro realizzo altre due maglie alte e concludo quindi, dopo aver fatto il punto basso, con 4 maglie alte accoppiate a 2 a 2. Quindi faccio i miei 3 punti di catenella e volto il giro. Siamo al settimo giro. Ho fatto i miei 3 punti di catenella, ho voltato il lavoro e nella maglia alta seguente realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Faccio un punto di catenella e nel punto basso mi vado a realizzare il mio ventaglietto, quindi 1, 2, 3 e 4. Faccio un punto basso e vado a fare il triangolino a cavallo delle due maglie di catenella che mi trovo alla base. Faccio il mio pippiolino e proseguo con i moduli fino alla fine del giro. Poi andremo a vedere alla fine del giro che cosa accadrà. Sono alla fine del mio settimo giro. Ho appena realizzato il pippiolino. Vado a fare il ventaglietto, l'ultimo del giro, nel punto basso di base, quindi 1, 2, 3 e 4. Faccio un punto di catenella e poi vado a realizzare una coppia di maglie alte nella penultima maglia alta di base, prima delle 3 catenelle. E poi una maglia alta nelle 3 catenelle di base. E concludo il mio giro con le 3 maglie alte così come l'ho iniziato. 3 di qua, 3 di là. Adesso faccio 3 punti di catenella e inizio il mio ottavo giro. Giro. Getto il filo sull'uncinetto, nello stesso punto di base delle 3 catenelle realizzo una maglia alta, getto il filo sull'uncinetto e nella maglia alta seguente ne realizzo un'altra. Fatte le 3 maglie alte di inizio giro, getto il filo sul lavoro e vado a realizzare le due coppie separate da 2 catenelle a cavallo del ventaglietto di base, quindi la prima coppia di maglie alte, una e due punti di catenella e due maglie alte nella parte estrema dello stesso ventaglietto.
vado a fare il punto basso sul mio pippiolino e poi ripeto la coppia di maglie alte sul ventaglietto successivo. 2 catenelle, l'altra coppia, 1 e 2, un punto basso e proseguo fino alla fine del giro. Ho fatto le mie 2 catenelle e faccio la seconda coppia di maglie alte sopra all'ultimo ventaglietto del giro, 1 e 2. A questo punto faccio una maglia alta sulla penultima maglia alta del giro precedente e una coppia sulla catenella, la terza delle 3 catenelle di base che sostituiscono la maglia alta. E ho concluso con le 3 maglie così come ho iniziato. Adesso iniziamo il nono giro, realizziamo 3 punti di catenella, voltiamo il lavoro, gettiamo il filo sull'uncinetto e realizziamo sulla maglia seguente 2 punti alti, 1 e 2. Facciamo un punto di catenella e realizziamo il triangolino a cavallo delle 2 maglie di catenella che ci troviamo alla base. 4 punti di catenella, chiudiamo, separiamo con un punto di catenella e nel punto basso di base realizziamo di nuovo il nostro ventaglietto, quindi 2, 3, 4, punto di catenella e poi proseguite fino alla fine. Quindi stiamo alla fine del nostro nono giro. Andiamo a fare l'ultimo pippiolino, 1, 2, 3, 4, nel quale stiamo realizzando il nostro secondo aumento. Quindi facciamo 2 punti alti nella maglia alta che ci troviamo davanti e nel gruppo di 3 catenelle andiamo a fare un'ultima maglia alta. E terminiamo con 3 maglie alte così come abbiamo iniziato il giro. Iniziamo il decimo giro, quindi facciamo 3 punti di catenella, giriamo il lavoro, realizziamo una maglia alta nello stesso punto di base e poi saltiamo un punto di base e realizziamo una coppia di maglie alte nel punto attaccato al pippiolino. E iniziamo il giro con 4 maglie alte, poi facciamo il punto basso nel pippiolino e poi realizziamo l'altra coppia subito dopo il pippiolino a cavallo del ventaglietto sottostante e separate queste 2 coppie da 2 catenelle, così come abbiamo fatto per tutto il nostro golfino. Facciamo il punto basso e poi proseguiamo così fino alla fine, poi vedremo alla fine del giro che cosa accade. A tra poco. Siamo a fine del decimo giro, sto facendo il mio punto basso nel pippiolino e la mia coppia di maglie alte dopo il pippiolino. Quindi faccio nella ultima catenella di base del giro precedente un'altra coppia di maglie alte, una e due, e finisco con 4 maglie alte così come ho iniziato. Vorrei farvi vedere come procedono gli aumenti sulla nostra manica. Ecco, vedete che pian piano il giro si va allargando rispetto all'inizio del lavoro e pian piano realizziamo il garbo della manica fino ad arrivare al punto del braccio. Riprendiamo il lavoro, realizziamo 3 punti di catenella per girare
il lavoro, voltiamo e nell'undicesimo giro realizziamo 2 punti alti nello stesso punto di base di partenza. Quindi gettiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo un punto di base e nell'altro realizziamo un'altra maglia alta. Poi andiamo a realizzare nel punto basso il nostro ventaglietto, quindi 1, 2, 3 e 4, un punto di catenella, poi andiamo a fare il triangolino. 1, 2, 4 punti di catenella e realizziamo il pippiolino, il ventaglietto, 1, 2, 3, 4, il punto di catenella e così via fino alla fine del giro. Sto completando il mio undicesimo giro. Ho fatto il pippiolino, il punto di separazione di catenella e poi vado a fare il mio ultimo ventaglietto del giro, quindi 1, 2, 3 e 4, un punto di catenella, poi vado a fare un punto alto saltando un punto di base e 2 punti alti nella catenella conclusiva, 1 e 2. Faccio 3 punti di catenella, giro il lavoro e inizio il mio dodicesimo giro.